te come le scavi le patate nell'orto? Io le scavo a mano, ma non a mano con un attrezzo, cioè proprio con le mani. Infatti ora mi metto i guanti e ti faccio vedere. Buongiorno dalla campagna, oggi scavo le patate perché sono pronte da cogliere, le scavo con le mani. Allora, intanto partiamo dicendo che quando è il momento di scavare le patate? Ricevo tanti messaggi che mi dite: ma mi sono ingiallite le patate, gli ho dato lo zolfo, rame, gli ho dato tanta acqua, ma cosa devo fare? Allora, intanto tranquilli, perché ti dico brevemente. Le patate le semini, gli dai pochissima acqua, quasi niente, poi vedi che ti diventano delle belle piante, belle rigogliose, verdi. A quel punto li aiuti con le annaffiature, però senza mai esagerare. A un certo punto faranno la loro fioritura. Finita la fioritura, la pianta deve ingiallire. Ingiallisce piano piano, come vedi, appassisce e addirittura va a seccare. Ecco, nel momento in cui la pianta sta ingiallendo, vuol dire che sotto le patate sono pronte per essere scavate. Se hai un pezzettino, di orto, ad esempio qualche fila da 10 metri, mettiamo che tu abbia 5 file, non è che il solito giorno devi scavare per forza 5 file, datti un tempo di 15-20 giorni, anche un mesetto, per scavarle tutte. Quindi sottoterra possono resistere anche, sì, una ventina di giorni tranquillamente. Io ho fatto una prova, le patate che mi metto da parte per l'inverno sono sempre le prime che scavo, quelle che mi durano di più, perché paradossalmente si conservano meglio, per mia esperienza, quelle scavate per prima che quelle scavate per ultime, cioè quelle che io tengo sotto terra fino alla fine mi durano sempre meno. Quindi indicativamente entro la metà di luglio guarda di scavare tutte le patate che hai. Ovviamente sto parlando di patate seminate a febbraio-marzo, anche perché poi ti dicevo con i grandi caldi arriva un verme in particolare che buca le patate, con i grandi caldi arriva proprio da sottoterra, buca le patate e quindi rischia di fartele marcire. Esistono moltissimi modi per scavare le patate, le grosse aziende ovviamente tutto automatizzato con grossi trattori, anche la semina la fanno col trattore. Io se hai visto il mio video sulla semina delle patate avrei visto che le semino a mano, quindi anche la raccolta la faccio a mano. Io magari sono ancora più indietro di quell'altri, però ti dico appunto, vabbè, uno dei sistemi è scavare col trattore, con la vanga, una forca apposta che non ha i denti a punta, ma sono un pochino più stondate, appunto per non sciupare le patate. E poi c'è chi nel 2021 scava le patate a mano. Io vabbè, sono fortunata, ho la terra, una terra molto morbida, sabbiosa, però insomma, la sua fatica comunque ci vuole, eh. In questo modo però, appunto, scavando a mano faccio già una selezione, magari divido le patate grosse da quelle piccine, se c'è qualche patata marcia la scarto, quindi c'è già una selezione in partenza. E poi secondo me è anche sinonimo, vabbè, sono una piccola aziendetta, però appunto nel mio piccolo è un valore aggiunto per raggiungere la qualità. Semino tutto a mano e raccolgo tutto a mano. Ora basta con i discorsi, anche perché fa caldo e io qui dentro ci bollo un po' sotto i guanti. Ti rimando anche ai video se li vuoi vedere quando ho fatto la rincalzatura, magari ti lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Vedi, la rincalzatura è bella alta, le patate non si vedono, sono belle coperte dalla luce perché appunto non devono prendere la luce, altrimenti le patate gialle diventano verdi, le patate rosse sul violaceo. Tiro su la patata, la prendo proprio alla base, tiro su. Si vede che è pronta la patata perché non ci restano attaccate le patate, appunto. Consiglio che ti do è quello di, prima di scavare, inumidisci un pochino il terreno, così almeno ti facilita l'operazione. E così una pianta alla volta, è questo il lavoro. È faticoso però avere le mani proprio nella terra e scavare le patate, insomma, in questo modo dà tanta soddisfazione, almeno secondo me. Fino a dove scavo? Fino a dove praticamente raggiungo il livello pari della terra. Considerando il mucchietto che abbiamo fatto di rincalzatura, quando arrivo a pari terra, insomma, spero che tu mi abbia capito, più di lì le patate non ci vanno. Quindi considera di trovare le patate appunto nella rincalzatura, nei 20 cm di rincalzatura che hai fatto.
Non ti ho detto come conservarle, conservale nel posto più fresco che hai, che vabbè d'estate è quasi impossibile, comunque in un luogo riparato dalla luce, coperte bene con un canovaccio, con una coperta e che non prendano l'umido, così non ti mettono i butti. E ora continuo a scavare le patate, il lavorino di oggi è questo qui. Iscriviti al canale e seguimi anche su Instagram, noi ci aggiorniamo, alla prossima!